Sartori, boom boom, boom boom. Che mi piace quando dico boom boom perché significa che è successo qualcosa. Ed è successo qualcosa, ragazzi, è successo qualcosa perché per Pobega ci siamo quasi, e dovrebbe arrivare a momenti l'ufficialità e sì, parliamo di un prestito con diritto di riscatto. Ed è quello che volevano sia Bologna sia il Milan, perché anche il Milan è un poco restio, diciamo, a dare il calciatore, perché comunque ci credono nel calciatore. E io, ragazzi, tempo fa, qualche giorno fa, avevo detto un video veloce, veloce, poi vi lascio liberi. E tempo fa avevo detto, ma Pobega è uno che ha cercato il Lecce, ma poi oggi pensavo, no? Mentre tornavo a casa, dicevo, ma che c'entra? Che c'entra quello che ho detto? Perché ho detto quella cosa? Perché? E dico, non c'entra niente, ragazzi. Un calciatore di Serie A è un calciatore di Serie A. Quindi, Pobega, adesso ho cambiato idea, come vi ho detto stamattina, cambiare idea è anche una forma di intelligenza, e io cambio idea. Questo non voglio dire sono intelligenza, però diciamo sono uno che magari pensa una cosa e poi cambia idea. Pobega lo voleva italiano? Lo voleva italiano? Italiano è stato accontentato. A me quando un allenatore chiede un calciatore significa che quell'allenatore crede in quel calciatore, quindi per me va benissimo, ragazzi. Ora ti prego Sartori, ti prego Sartori, un colpo in difesa, uno, non dico due, uno, però deve essere un difensore che ti guida la difesa, che ti dà spessore tecnico, un difensore che vada a chiudere quel cerchio di qualità che tanto serve al Bologna. Serve davvero un difensore top, non dico uno Hummels, ragazzi, ma un difensore che sappia guidare il reparto, quello serve al Bologna. E per me il Bologna spacca, spacca, ragazzi, spacca. Un'altra cosa volevo dire a Buchema. Io penso che quando si concede un'intervista, bisogna anche pensare a quello che si dice. Io ora non voglio prenderla con lui e dire, però, siccome ho sentito che diceva Calafiori e Zirzè meritavano di andare avanti. Meritavano di andare avanti, che significa, scusami? Cioè, meritavano di. Cioè, come lo vedi tu il Bologna, caro il mio calciatore? Cioè, lo vedi come una tappa di passaggio o una tappa d'arrivo? Io ecco cosa voglio dire. Per me un calciatore che gioca nel Bologna deve vedere il Bologna come un qualcosa, come una tappa d'arrivo, cioè proprio l'ultima tappa. Quello deve essere il Bologna. Se un calciatore passa dal Bologna a un'altra squadra che chiamano top, non deve essere vista come una promozione, ma un qualcosa di pari livello. Ecco dove voglio portare io il Bologna, il bolognese, a un innalzamento del livello mentale. Bologna oggi è una grande squadra, viene percepita come una grande squadra da chi non è bolognese, ve lo posso assicurare. Io i leccesi li sento parlare, gli amici leccesi li sento parlare del Bologna e del Bologna parlano con tanto rispetto e non vogliono bene al Bologna come voglio bene io al Bologna. Ragazzi, vi aspetto tutti stasera a Calciomatto 20:30, Calciomatto TV. Iscrivetevi al canale, vi voglio tutti là stasera. Fate domande a manetta e scrivete sempre che siete di Bologna. Voglio sentire sempre la parola Bologna nel commento. Ciao a tutti.